come è nata questa iniziativa, da quanti anni va avanti e cosa si propone? Beh, l'iniziativa è nata diversi anni fa, prima che arrivassi io in questa scuola. Sono alla terza edizione con la mia presenza. Io ho preso atto di questa bella iniziativa che valorizza ogni anno un alimento diverso e vuole in qualche modo provocare una riflessione sull'utilizzo anche del biologico. Corto e mangiato sta ovviamente per cortometraggi legato al mangiare. Allora, i cortometraggi ne arrivano una settantina ogni anno circa, poi il mio professore che cura in particolare tutta l'organizzazione le spiegherà meglio di come avviene, però insomma, in buona sostanza, l'anno scorso abbiamo valorizzato il caffè, quest'anno valorizziamo l'acqua, che è un bene naturale ma sempre più prezioso visto che spesso è inquinata, quindi tutti quanti siamo chiamati a un uso responsabile di questo bene. Bene, la ringraziamo. Allora passiamo la parola al professor Pagnoni che ci spiega sì. Allora, com'è andata quest'anno questa iniziativa. Beh, direi che anche quest'anno abbiamo confermato il successo dell'iniziativa. Come diceva il preside, è nata diversi anni fa, esattamente nel 2006, quindi questa è la settima edizione, la terza guidata dal preside Ottaviani. E fin dal 2006 abbiamo avuto la fortuna di incontrare Gino Girolomoni, presidente della cooperativa di Isola del Piano, sul biologico, che è stato il primo argomento che abbiamo trattato, cioè quello dell'agricoltura biologica. A seguire abbiamo avuto la biodiversità e poi il caffè e poi l'acqua di quest'anno e quindi il vino, per esempio, un altro argomento molto che è stato, come dire, ha avuto un grande successo. Non c'era il preside. E quindi, cosa dire, 70 filmati, come diceva il preside, sono arrivati anche quest'anno da tutte le scuole d'Italia, ma anche da privati, anche da associazioni, da filmmaker, che hanno praticamente sottolineato l'importanza dell'acqua come bene pubblico, l'acqua che deve essere quindi di tutti un bene universale, per cui siamo assolutamente tutti d'accordo e contrari al fatto che qualcuno si possa permettere di privatizzare un bene che deve essere patrimonio di tutta l'umanità, quindi un bene comune, assolutamente condivisibile. Certo, quindi è una, cioè, la gente sta rispondendo bene a questa iniziativa. Certamente, l'evento ha ormai un successo collaudato, conosciuto, con anche chiaramente l'evento finale di premiazione dei migliori filmati che arriveranno. Si concluderà venerdì prossimo con una cena di gala in cui sono invitati anche le autorità del territorio per valorizzare appunto questo evento e quest'anno il bene, visto che è l'anno dell'acqua, l'acqua bene prezioso. Bene, grazie, complimenti. Sì. Vorrei aggiungere una cosa, perché intanto che, come diceva il preside, la premiazione è venerdì 22 marzo, che coincide con la giornata mondiale dell'acqua, quindi noi siamo assolutamente presenti. E poi che quest'anno abbiamo arricchito, se è possibile, l'avvenimento, perché alcune scuole del territorio hanno partecipato con dei lavori sulla peculiarità della loro scuola, per esempio l'Isia di Urbino, che è la scuola del libro, come il Mengaroni di Pesaro e anche l'Olivetti di Fano, hanno mandato dei disegni, delle fotografie sul tema dell'acqua come bene pubblico. Quindi una ricerca anche, diciamo così, scolastica per motivare i ragazzi alla riflessione. Anche i ragazzi si stanno sensibilizzando fortemente. E anche i dirigenti scolastici ci hanno dato una mano, insomma, ecco. Benissimo. Okay. Allora, grazie e complimenti di nuovo. Grazie.